sono diminuiti i posti di lavoro nell'epoca in cui ha dominato l'austerity. Allora bisogna invece investire sull'ambiente, investire sulla lotta contro il dissesto del paese, del dissesto idrogeologico, costruire un modello di welfare ambientale, dare lavoro innovativo, dare lavoro ai giovani, aprire cantieri. Questo bisogna fare, non togliere tutele, non schiavizzare la gente. Se uno rischia di essere licenziato perché è malato di cancro, o perché è una donna incinta, o perché è gay, quello non è modernità, quello è uno schifo, d'accordo? Civati, la sinistra è fuori dal PD? No, non dovrebbe, diciamo, il fatto stesso che ci sia la domanda è preoccupante e il fatto che Renzi faccia la battaglia contro la sinistra è sorprendente. Ma a livello di battaglia parlamentare SEL potrebbe appoggiare degli eventuali scissionisti del PD per concretamente creare un polo avverso? No, io penso che SEL abbia un senso se contribuisce a rigenerare insieme a molte altre forze una sinistra che vale molto di più di quello che può rappresentare la singola SEL o singole altre formazioni o singoli leader che escono dal PD. Io credo che aver detto, come ha detto Renzi all'ultima direzione del PD, che le imprese devono avere certezza sul costo dei licenziamenti e che un imprenditore può licenziare, segni uno spartiacque, segni una frattura nella storia della sinistra italiana. Noi invece pensiamo che la sinistra o è sociale o non è. Da anni l'idea che viene avanti è quella che per rispondere alla crisi ci vuole un'idea della competitività basata sulla riduzione del costo del lavoro, dei diritti, e Jobs Act ne è la testimonianza plastica. Come si vede, perfino prima delle valutazioni politiche, queste ricette hanno prodotto disastri, nemmeno quello che avevano annunciato come il loro obiettivo. Dunque mi chiedo io, ma forse a volte anche il buon senso dovrebbe bastare per dire andiamo da un'altra parte. Alla fine il nuovo PD di Renzi, che è ottocentesco, è esploso sul lavoro. Tu ci credi alla scissione? No, non mi interessa neanche. Il mio problema non è quello che succede nel PD, è quello che succede nel paese. Quello che io sto lavorando è che il 25 di ottobre ci sia una grande piazza piena e che si costruisca un'unità nel mondo del lavoro tra chi è disoccupato, chi è precario, chi ha un lavoro stabile, per rimettere al centro il lavoro. È solo questo che può cambiare il paese e credo che sia questo il lavoro che dobbiamo fare noi. Penso che l'idea che ha in mente Renzi è di contenere all'interno di questo schieramento che si chiama PD e che vorrebbe somigliare molto ai democratici americani come dinamica, di contenere l'opposizione interna, cioè quindi per risolverla internamente, cioè per non avere niente alla sua sinistra ma averlo all'interno. Per cui penso che su questa idea, coadiuvato naturalmente dal combinato disposto di riforma costituzionale, istituzionale e legge elettorale, convincerà molti a rimanere dentro il PD. Potrebbe avere lo stesso effetto che ebbe la manifestazione di Cofferati, quella del 25. C'è un governo un po' diverso, no? Allora al governo c'era Berlusconi, adesso c'è un altro governo. E non è uguale? No, mi pare che sia proprio diverso per i voti, per la composizione. Il problema sono le politiche e da questo punto di vista quello che è importante è costruire nel paese un movimento che sia in grado davvero di far cambiare le politiche, far cambiare le politiche in Europa e far cambiare le politiche in questo paese. La FIOM c'è? La FIOM sì, abbastanza, mi sembra che sia abbastanza in forma. A creare questo movimento. Ma noi facciamo il nostro mestiere di sindacato, noi siamo un sindacato e io penso che le proposte del governo Renzi non vanno bene perché appunto aumentano la competizione tra le persone e non rimettono al centro il lavoro inteso come libertà e dignità della persona che lavora. Quindi l'equivoco è finito, Nichi? Grazie. Quale equivoco? L'equivoco del PD. Un attimo, entriamo poi. Credo che nel PD si aprirà una bella lotta politica, io lo auspico. Grazie. E lei è dentro invece? Io sono nel PD, diciamo, finché il PD non si trasforma in un partito che governa, come dire, con slancio e entusiasmo sulle posizioni di Sacconi, Berlusconi, Verdini, Lupi, sullo Sblocca Italia, io sta battaglia la faccio, poi vediamo. Però potremmo essere molto vicini, perché se alla fine veramente... Vediamo, la vita prosegue, vediamo, poi se succede vediamo ancora di più, facciamo un passo ulteriore. Grazie. Grazie.